Buona visione da Sacobad, la tua nuova casa ti aspetta in via Cupa Filette a Battipaglia. No, beh, non abbiamo nemmeno iniziato, già si discute. Allora, ben ritrovati, nuova settimana, nuovo appuntamento con Fatti e Dintorni. Oggi ospite in studio il sindaco di Eboli, Massimo Cariello, salve. Benvenuto, che però non è solo questa sera, perché mi avete messo una bella trappola. Abbiamo deciso chiaramente di fare una sorta di Cariello contro tutti, ovviamente in termine bonario, perché ci sono i nostri giornalisti Antonio Elia della città, buonasera, e chiaramente giornalista di Sud TV, e Francesco Faenza, Il Mattino e Radio Alfa. Insomma, buonasera. Siamo ben forniti, Cariello. Diciamo che ci conosciamo da una vita un po' tutti, ma sappiamo bene che i nostri giornalisti fanno le pulci ai politici in maniera fantastica. Dopo 3 anni di amministrazione Cariello, un piccolo bilancio di oltre metà mandato, probabilmente è giusto anche farlo. Parleremo di tantissime cose, parleremo anche di polemiche che ci sono state, ovviamente parleremo di quello che è stato fatto, di quello che c'è ancora da fare, parleremo delle ZES, parleremo di ISES, parleremo di Litorania, parleremo di bonifiche. Insomma, Francesco, da che cosa iniziamo? Dal triplete di Cariello. La Juventus non c'è riuscita, Cariello aveva promesso 3 cose, l'approvazione del bilancio e l'ha fatto, il trasferimento dell'ISES da San Cosme e Damiano al Ceffato ed è stato fatto, gli manca il rimpasto in giunta. Lui non, ha detto che non ne vuole parlare, però è il terzo punto che ha promesso ai tuoi alleati, adesso ne state discutendo, ne state parlando, tu hai promesso anche l'azzeramento della giunta, l'azzeramento delle deleghe, si fa tutto da capo. Chi sarà, la prima domanda, chi sarà il nuovo vice sindaco? È normale che non posso mai, diciamo, è la pedina fondamentale, il tuo uomo di fiducia. Ma io credo che stiamo facendo un approfondimento, siamo forse l'unica amministrazione nella storia della città di Eboli che in 3 anni non ha cambiato un assessore, se non uno che si è dimesso per motivi personali, il carissimo amico il dottore Armando Daniello. Quindi credo che sia un qualcosa da valorizzare, secondo me un dato molto positivo di questa maggioranza. È giusto però che sia arrivato, diciamo, a metà legislatura e che si faccia un resoconto delle cose fatte, delle cose non fatte, e si valuti anche le singole attività da parte dei singoli assessori, e si valuti quello che sia anche la volontà di una maggioranza che chiede una svolta anche nella gestione di alcune deleghe che credo sia opportuno approfondire e valutare. Sono totalmente convinto che troveremo la quadra nel giro di 10-15 giorni affinché davvero possiamo continuare nel rilancio, diciamo, della nostra legislatura e di un'amministrazione che, per quanto mi riguarda, sta facendo tante cose. Senza, quindi, parlava di azzeramento, ma sarà realmente azzerata la giunta oppure saranno cambiate solo alcuni degli elementi? Questo verrà fuori dall'incontro politico con la maggioranza. È evidente che c'è una volontà di cambiamento anche dell'esecutivo, ma che tenga conto non solo delle persone, ma in modo particolare anche della gestione delle deleghe, e una rimodulazione delle deleghe credo che sia utile anche per gli assessori che ci sono, che rimarranno, in quanto servirà a tutti, diciamo, a non stagnarsi su una delega, ma, diciamo, a dare quello passo in avanti che necessita dopo 3 anni di amministrazione. Dato storico che sono cambiati gli equilibri, è cambiato il peso dei tuoi partiti, dei tuoi alleati. Adesso c'è l'UDC che fa la parte del leone, non è che alza la voce e batte i pugni sul tavolo, però sai che loro, avendo 5 voti, senza l'UDC tu non governi più, non è più maggioranza. Quindi adesso loro verranno a chiedere deleghe importanti, vogliono un altro vice sindaco. Su questo bisogna, come dire, misurarsi come punto di partenza. Ma io credo che nella maggioranza, come nei 5 amici dell'UDC, c'è l'intelligenza e c'è la volontà di andare avanti, di trovare una sintesi, una quadra. Ripeto, io
non abbiamo mai avuto una crisi di governo da quando siamo al governo di questa città e credo che sia un dato importante. Oggi c'è una riflessione politica su alcune cose importanti che dobbiamo portare a termine e terrò conto del peso dei singoli gruppi consigliari perché è giusto che sia così, è giusto che si dia rispetto a coloro che hanno un peso, ma è giusto che però si dia rispetto anche ad una progettualità politica che parte dal 2015. Elia. Ma il sindaco giustamente è molto diplomatico, però è chiaro che la spaccatura anche al loro interno dell'UDC c'è stata perché Grasso comunque è venuto a votare in aula, quindi ha dato il suo parere favorevole allo spostamento di Risus, secondo me anche con una giusta motivazione. È chiaro che gli altri probabilmente hanno un po' di malpancismo, quindi probabilmente devono chiedere più tra di loro che con l'amministrazione. Io credo che la questione dell'ISES era una questione che non apparteneva ad un voto di fiducia. Cosa diversa se non venivano a votare il bilancio e allora per quanto mi riguarda erano all'opposizione. Sull'ISES abbiamo lasciato libero arbitrio, la libera scelta di potersi autogestire, fare una valutazione come ha fatto anche l'UDC perché uno su cinque ha deciso di venire e con coraggio è venuto a votare un atto importante, significativo, in una serata commovente, storica, per la città di Eboli, però non voglio per questo neanche sminuire l'assenza da parte di un'altra parte. Ci sono le dovute motivazioni, c'è una maggioranza che l'ha votata, c'è una parte della maggioranza che ha ritenuto di non votarla per le loro motivazioni che devo prendere in considerazione, che devo fare proprie e che devo rispettare. Sindaco, entro proprio questa settimana lasceranno i locali della struttura di San Cosimo e Damiano? Hanno avuto lo sgombero, abbiamo fatto anche l'ordinanza di sgombero che entro il 31 maggio devono lasciare la struttura. Abbiamo già preso appuntamento pure con la Regione Campania per proseguire nel progetto dell'oggetto sociale del finanziamento che è quello di individuare tra le cinque aree la modalità di intervento per riprendere la struttura come previsto dal progetto. Okay. Parliamo di ISES, non possiamo dimenticare che c'è un consigliere comunale che spinge per entrare in consiglio comunale, ha una sentenza in primo grado favorevole. Rosaltieri, parlavo di Giuseppe Pellegrino, Rosaltieri ha fatto ricorso in appello nella famosa seduta che dicevi tu, storica, di grandissimo valore politico, più che altro urbanistico. Quella sera, proprio all'inizio, c'è stato un po' un balletto strano, perché la consigliera Altieri prima è uscita, poi è entrata, poi ha votato sì all'appello, poi ha votato sì alla delibera per se stessa, per mantenere se stessa in aula. Pellegrino ha presentato un ricorso al TAR, ha presentato anche una richiesta al segretario comunale, per dire, diffidandole di ripetere il Consiglio Comunale. Chiaramente non si ripeterà il Consiglio Comunale. Io mi fido ciecamente del mio segretario comunale, da come lei ha dichiarato non c'è stata, era stata invitata il consigliere ad uscire, però lei non è uscita, ha richiesto di partecipare astenendosi perché non ha votato sì, e in quel momento era arrivato anche il consigliere Antonio Cuomo, quindi da quello che mi dice la struttura legale e da quello che mi dice in modo particolare il segretario generale, il Consiglio Comunale è valido. Il paradosso è che l'opposizione ha validato il Consiglio Comunale. Un esponente dell'opposizione ha reso valida la seduta. Non lo so, io mi fido ciecamente di quello che dice il mio segretario comunale. È una parte tecnica di cui non è mia competenza. Noi andiamo avanti. A me quello che voglio valorizzare è che quella sera è stato fatto un atto politico importante e coraggioso da parte della nostra maggioranza. Ora sta all'ASL, quindi dare seguito ad un percorso. A me la cosa che è dispiaciuta, pur apprezzando, mentre i quattro della maggioranza hanno dichiarato, hanno motivato il perché, mi è dispiaciuto molto quello dell'opposizione e anche alcuni atteggiamenti di alcune figure strane del tutto, oltre a quelli che avevano degli interessi particolari, anche figure del mondo ecclesiastico che potevo capire sulla struttura del centro polivalente perché c'era un legame di affetto, di progettualità, ma quando abbiamo avviato un percorso di trasferimento si è insistito per impedire questo, allora sinceramente la cosa mi lascia molto molto perplesso perché mi fa pensare, purtroppo mi fa pensare male. Però diciamo che questa è una cosa che ha spaccato molto anche le persone e la cittadinanza, quindi poteva forse essere gestita, non parlo politicamente, proprio nella gestione reale e concreta diversamente. Abbiamo visto anche l'aggressione verbale a Faenza, una pagina che secondo me da questo punto di vista sarebbe stata c'era un'attenzione diversa, e di questo non voglio... Lo stesso Don Enzo fu oggetto quella sera di qualche parolaccia
che poteva essere evitata. Cioè poteva essere evitata, ma più che altro proprio per il buon senso e la buon costume. Però io chiedo scusa se intervengo su questo, però bisogna tener conto anche della tensione che stanno vivendo queste famiglie, della delicatezza, di quello che hanno subito, non dico quella sera, in questi mesi, delle denunce, delle pressioni. Cioè, rendiamoci conto, e io credo, al di là ora di quello che succederà con l'ASL, si può pensare quello che si vuole, ma non perché mi voglio prendere un merito, io penso che fare il sindaco occorre non pensare di fare l'amministratore di condominio, occorre avere il coraggio di fare scelte politiche chiare e nette. Quella sera abbiamo fatto una scelta politica chiara, netta questo e coraggiosa. Non c'è dubbio. Entriamo un po' nei meriti dei programmi, insomma, su ciò che è stato fatto. Volevo fare solo un passaggio, perché poi è una questione, voi siete sotto inchiesta, c'è il PM Castagnino sta indagando sull'assegnazione della casa del Pellegrino, c'è la richiesta della Regione Campania, vi ha chiesto indietro 1.700.000 di euro per cominciare, perché poi la finanziamento è di 5.900. Tu hai in un passaggio, in un comunicato stampa, hai scritto: troveremo i fondi per far fronte a questa spesa. Hanno storto il naso, perché alla fine è una responsabilità del sindaco e della giunta per quella famosa delibera del marzo. È una responsabilità della giunta che è sulla questa questione della delibera dell'ISES. Stiamo lavorando affinché con la Regione Campania, non solo nel difenderci, nel sostenere la nostra tesi, in quanto non abbiamo cambiato l'oggetto sociale, non abbiamo fatto alcun cambio di sezione d'uso della struttura, e quindi mi sembra davvero fuori luogo questo atto di revoca, ma stiamo lavorando con un'altra struttura della Regione Campania per trovare le risorse. Ci sono altri numeri poi sul caso ISIS che vanno ricordati, perché voglio dire, non è colpa sicuramente tua, forse del tuo predecessore, che è una cooperativa che è fallita con 12 milioni di euro di debito, ricordiamo, denaro pubblico. Sono ricordiamo che siamo arrivati a 110 assunti in questa cooperativa, molti assunti venivano, come dire, inglobati durante le campagne elettorali. Parliamo sempre di una società che gestiva denaro pubblico, quindi quando spuntano questi numeri poi un po' di indignazione in città è anche giustificabile, quello del discorso. Io non credo che l'indignazione sia giustificabile su quello che abbiamo fatto, anzi vi devo dire che ho avuto un riscontro anche inaspettato sull'atto dell'ISES, e parla, come tu giustamente hai sottolineato, chi non ha mai avuto né dall'ISES e né da altre strutture né mai nessun appoggio politico. E lo sappiamo anche bene, e voi lo sapete molto bene. Per quanto mi riguarda, ho fatto una questione di interesse pubblico per la città di Eboli, perché si parla di una struttura storica, di lavoratori eboritani, di disabili che non riescono a trovare posti altrove, e di un'opportunità importante, così come prevista dalla legge nazionale. Però la legge ti imponeva di fare la gara d'appalto per la casa del Pellegrino. Ma per la gestione della casa del Pellegrino. Ma quello faremo la gara d'appalto, potremmo anche, però, da quello che mi hanno detto in regione, ora ti dico perché ci sono interpretazioni diverse, che se la gestione la puoi affidare a un soggetto terzo senza avere utile, e che può riguardare, puoi fare un semplice manifestazione di interesse, mantenendo anche degli uffici, perché si era anche ipotizzato di trasferire gli uffici del piano di zona e delle politiche sociali, sono delle ipotesi che stiamo valutando. Sono uffici pubblici, là si può fare. Allora andiamo avanti, chiudiamo argomento ISES, Antonio? Allora, l'argomento di questi giorni, come abbiamo visto, Eboli ha cambiato un po' le zone di parcheggio, c'è stata qualche prima difficoltà, è chiaro che il progetto è ancora in itinere, dovrebbe partire per l'inizio di giugno. C'è qualcuno anche oggi che lamentava delle tariffe, vogliamo spiegare un po' anche i sensi di marcia che cambieranno, perché c'è un po' di confusione. Io, premesso, le tariffe sono le stesse di sempre. Non è che abbiamo aumentato le tariffe. Le tariffe che c'erano con la Eboli Multiservizi, che si sono sempre utilizzate. Il caso ospedale, penso che abbiamo dato un segnale significativo a tutti i lavoratori con un accordo con le organizzazioni sindacali, quindi con un ragionamento sull'abbonamento. Stiamo ragionando con il direttore Minervini anche per un'ulteriore area parcheggio. Stiamo lavorando per trovare l'area parcheggio riservata ai donatori di sangue, alle persone con disabilità che sono già previste, però ci sono sempre gli incivili che le vanno ad occupare, e contemporaneamente però stiamo facendo una politica che è quella che era già prevista, che era già esisteva, la gestione dei parcheggi. Abbiamo avuto un po' una lungaggine nella documentazione da parte della società nell'ambito della gara, però ci è stato utile perché abbiamo consentito con l'organizzazione sindacale di fare un accordo con tutti i lavoratori dell'ex multiservizi, che voglio ricordare che siamo l'unica amministrazione che si è fatto carico di quello che abbiamo trovato, e che non eravamo obbligati. Ma abbiamo fatto un atto, così come abbiamo fatto con l'ISES, abbiamo fatto la stessa cosa con l'Eboli Multiservizi e con i lavoratori. E quasi sicuramente si troverà un accordo in cui verranno assunti tutti quanti, con una riduzione ulteriore dell'orario,
alcuni saranno accompagnati a pensionamento a breve, perché molti andranno in pensione tra un anno e mezzo, che vorrà dire anche nuove forze lavoro che arriveranno fra un anno e mezzo. Poi la distribuzione dei parcheggi la stiamo facendo sotto quella del comune, l'abbiamo fatto ora e devo dire la vedo molto più ordinata di prima, è evidente che siamo ora con l'ingegnere Troisi che abbiamo dato l'incarico, la rimodulazione di tutta la zona della mobilità, della parte centrale, quindi che abbraccia via Matteo Ripo, via Cassese, piazza Tito Flavio Silvani, via delle quattro giornate di Napoli. Di Napoli e via Lenin, stiamo cercando un po' di rimodulare tutto e di fare due sensi unici paralleli in modo da dare o avere ulteriori parcheggi e consentire una maggiore fruibilità del traffico. Molti però si lamentano che ce ne sono troppi di parcheggi a pagamento e poche strisce bianche. Battipaglia e Salerno la stessa situazione. Poi, vabbè, ma si rispetta quella percentuale. Dato che abbiamo tra Battipaglia a Eboli abbiamo la metà sono parcheggi blu, metà bianchi. Battipaglia, Salerno, ma non solo, Scafati. Ma sono divisi, distribuiti equamente sì, nelle varie zone. A Eboli, oltre su Viale, tutte le zone parallele, tutte nelle traverse del Viale, di via Matteotti sono tutti parcheggi bianchi, tutti. Quindi sono soltanto nelle due parti centrali, via Umberto Nobile. No, via Matteotti no, è tutto blu. Nelle traverse. Ah, ok. Via Umberto Nobile, una è blu e una è bianca. Quindi io credo che davvero a Eboli c'è il modo e come. A me la problema è che la faccio la rovescia. Poi sinceramente, perché... chiedo scusa, ma un abbonamento di 20 euro per un residente. Cioè io vado a vedere i costi degli altri anche nei comuni limitrofi, non parlo solo di Battipaglia, andiamo pure a Ponte Cagnano, andiamo a Bassarella, rendiamoci conto. Allora, prima si vuole una città dove ci sia un ordine, un decoro urbano, una qualità della vita, poi metti un parcheggio a 0,50 centesimo mezz'ora, allora significa che la gente si deve rendere conto che cosa vuole, o vuole i servizi, o vuole i disservizi. E poi vuole la polemica è sui 2 euro in ospedale, perché se uno si ferma per 5 minuti pagare 2 euro sembra ma sempre stato così da costare, ma l'errore è a monte nella gara d'appalto. A proposito di gara d'appalto, beh, no, è una vita tu hai chiuso il tuo metà mandato, diciamo a gennaio, due anni e mezzo, sei un po' il sindaco delle non gare d'appalto, perché tu sui rifiuti e sui parcheggi hai portato ritardi molto. Tu come intendo come amministrazione comunale, sui parcheggi non direi proprio, sui parcheggi molti servizi è fallito agosto 2015. Da settembre fu la prima promessa, faremo allora, la gara. Sui parcheggi abbiamo fallito la multiservizia da doccia e per un anno abbiamo fatto una gestione comunale e ci dicemmo che l'amministrazione comunale valutava se era opportuno una gestione comunale o meno. Ci siamo resi conto che la gestione comunale in queste condizioni era opportuna, abbiamo avviato le procedure per un parcheggio che guarda milioni di euro. Le norme europee sono quelle, quindi la documentazione è quella. Se poi abbiamo aspettato 4 mesi perché non abbiamo avuto il certificato antimafia dalla prefettura, ma non per colpa della prefettura, ma per colpa di un sistema molto lento che ha riguardato anche altre gare in corso e che sono anche gare che ancora devono essere aggiudicate, perché per arrivare a un certificato ci mettono 4 mesi, non è che ci possiamo prendere noi le responsabilità. Situazione quella drammatica è proprio drammatica. No, quella non è drammatica, è diversa. Sono due cose totalmente diverse, perché la gestione degli impianti di compostaggio ci sono stati ricorsi e quindi là è una procedura di ricorsi. Quella là invece sulla questione della raccolta differenziata, la struttura tecnica, noi abbiamo dato le indicazioni, innanzitutto voglio precisare che nel nuovo bando abbiamo raddoppiato le strade e abbiamo messo molti servizi in più rispetto a quelli passati, che ancora non possiamo vedere perché c'è ancora il capitolato precedente, quello vecchio. Appena sarà aggiudicato il nuovo, poi deciderà, perché la Sarim ha fatto ricorso. Abbiamo avuto una nota dell'ANAC, creando una società di Bologna, ha presentato ricorso all'ANAC, potevamo anche valutare, ma sinceramente la nota dell'ANAC era molto specifica nel contesto, che riteneva che la gara era troppo settoriale. Io invece ritenevo che la gara settoriale vuol dire aumentare la qualità del servizio per i nostri cittadini. L'ANAC ultimamente ha cambiato atteggiamento. Se i primi due o tre anni l'ANAC puntava su gare pubbliche molto specifiche, ha invertito, perché ha ritenuto che quelle potevano essere, diciamo, guidate rispetto solo ad alcune ditte. Però oggi c'è anche un effetto negativo, che chiunque può partecipare e chiunque può gestire la raccolta differenziata. Però invertendo a quello che dicono le norme e vediamo come... Ai ritardi della politica e della burocrazia poi si è giunta la Procura della Repubblica, che ha detto dovete fare la gara per il taglio degli alberi a mare e non l'avete fatto, ci sono 4 indagati. Dovete fare la gara per i servizi al cimitero, sono passati 2 anni e la gara, la gara è stata fatta adesso. Però c'è pure l'inchiesta. Cioè, ma le gare, allora guardate, se... La 2 anni sono tanti,
Ma in passato ci sono state proroghe molto più lunghe, ma io per quanto mi riguarda noi abbiamo avviato tutte le procedure di gara, anche quelle della raccolta del verde, ad esempio quello che io ho contestato alla struttura tecnica e l'hanno fatto per esempio sulla raccolta del verde, sullo taglio del verde, la gara a 3 anni, evitare di fare ogni anno una gara, perché io se la faccio a 3 anni do una maggiore stabilità della qualità del servizio, chi si aggiudica la gara può fare un maggior investimento qualitativo, vedi quello che abbiamo ottenuto a Campolongo, dove abbiamo avuto comunque dei servizi qualitativi e quest'anno ad esempio inaugureremo un lido per i disabili che sarà un'eccellenza in tutta la regione Campania. Sindaco, per quanto riguarda questa annosa vicenda dei PUC e PRG, com'è la situazione? Parlava di questa partenza del PUC di Sant'Andrea, per esempio, prossimo, è stato fatto un subambito, è stato fatto il bando e poi questo PRG definitivo lo avremo per fine mandato? Allora, noi sicuramente credo che una delle cose più importanti che abbiamo fatto è quello di aver approvato 12 o 13 subambiti, di cui 4 hanno già avviato le opere. E per la prima volta vediamo Ebori, gru che non si vedevano da decenni, interventi pubblici, quindi migliorie del territorio, servizi di qualità, vedi l'opera del terminal bus e altre che arriveranno, altri 2 partiranno quest'anno. Abbiamo sbloccato dei subambiti che erano bloccati non so per quale motivo da anni. Contemporaneamente abbiamo approvato il preliminare di PUC, ora faremo una nuova manifestazione di interesse per vedere se ci sono attenzioni, abbiamo incontrato già alcuni comitati di quartieri, stiamo presentando il preliminare di PUC, i quartieri periferici ai comitati di quartieri per avere informative, ci auguriamo di riuscire ad adottarlo entro dicembre, dopodiché l'obiettivo è quello di portarlo, diciamo, a compimento entro il 2020, però voglio solo ricordare che precedentemente il preliminare è stato approvato dopo 9 anni di un'amministrazione comunale. L'ex piano regolatore generale è stato approvato nel 2003, dopo dal 96 al 2003, quindi dopo 8 anni. Noi siamo a 3 anni e siamo già a buon passo rispetto a quella che è la media che ha riguardato le precedenti attività amministrative. E allora andiamo un attimo in pubblicità e torniamo subito per la seconda parte. Rimanete con noi. Insieme sempre con il sindaco di Eboli Massimo Cariello e i giornalisti Francesco Faenza e Antonio Elia, che devo dire insomma abbiamo fatto una bella prima parte intensa, Cariello, è divertente poi ogni tanto insomma, confrontarsi molto, con... Sono onorato di avere loro due. Allora, anche se non mi tratto molto bene. No, in effetti devo dire. Sono tanti, andiamo sempre sulla dicotomia interesse pubblico e interesse privato, perché tu abbiamo parlato dei parcheggi, sono passati tanti anni. E voglio dire, nel centro sono stati persi parecchi soldi per i parcheggi che non sono stati aggiudicati. Parlavamo dei rifiuti, vabbè, quella è una... Però posso dire una cosa, sono stati persi soldi fino a... Cioè, rispetto al passato abbiamo comunque avuto un introito che prima non c'era, perché i soldi che dici tu che sono stati persi li prendeva la Eboli Multiservizi, che è fallita e che comunque ogni anno ci metteva 300-400 mila euro. Invece di personale quindi, l'abbiamo risparmiato. No, l'abbiamo risparmiato nel senso che abbiamo introitato comunque 300 mila euro all'anno, che sono soldi che prima non entravano, che andavano alla multiservizi, quindi non per è vero. Per pagare che... i 30-40 dipendenti. Per che pagare non solo i dipendenti, ma... Campagna elettorale, si ripete la storia, campagna elettorale dopo cosa campagna elettorale. Cosa che noi invece non abbiamo fatto. La domanda mia è veloce, velocissima. Sì, impianti sportivi, ci sarà il concerto di Jovanotti, molti eboliani continuano a chiedersi, ma il comune, l'interesse pubblico lì, dov'è? Perché i parcheggi incassiamo pochissimo, la struttura ce la pagano pochissimo, cioè diventa un business per pochi... Per pochi intimi che si ripete negli anni, in secola, però, in secola secolorum. Mi sarei aspettato che questa domanda l'avessi fatta in questi ultimi 18 anni. Sì, Gerardo Rosani è partito. Gerardo Rosani il primo anno disse la facciamo pagare poco perché dobbiamo creare il circuito. Parliamo 20 anni fa. Però ti devo spiegare la cronostoria, perché questo lo devi spiegare, perché spesso si costruisce un castellinato. Siamo rimasti a quella frase di Rosania di 20 anni fa. No, ma non parlo di Rosania, abbiamo fatto una cosa buona. Facciamo pagare poco in modo che creiamo il circuito. Creato il circuito si paga sempre poco. Apple incassa sempre poco. Quando mi sono insediato, 5.000-6.000 euro. Quando mi sono insediato c'era un accordo tra il comune, la multiservizi e anni 60. Un'esclusiva che con me non esiste più. Non c'è, prima di tutto, non c'è l'esclusiva. Sì, quindi chiunque vuole fare un concerto a Eboli, basta che lo prenota in tempo celere e qui non c'è più l'esclusiva. C'era nel contratto, scritto nel contratto, che si dava 1.000 euro al giorno, 1.000 euro il primo giorno e il secondo giorno, perché di solito non era mai previsto, un attimo, sì, più 120 biglietti nel contratto vecchio.
vecchio. Contemporaneamente i parcheggi e il bar erano gestiti dall'Empoli Multiservizi. Fallito, quindi tutti i soldi che non entravano nelle casse del comune, perché erano soldi che entravano nella multiservizi che è fallita e che il comune comunque, nonostante questi introiti, ogni anno ci rimetteva 200-300 mila euro. Appena siamo arrivati siamo passati a 2000 euro il primo giorno e 1000 euro il secondo giorno. Un'elemosina, dice qualcuno. Appena siamo andati, all'inizio abbiamo sì. capito, vogliamo capire anche noi, abbiamo fatto 2000 euro il primo giorno e 1000 euro il secondo giorno. Logicamente i parcheggi, il bar abbiamo fatto la gara, ora abbiamo fatto una gara che a breve dovrebbe insediarsi, colui che sarà giudicato, dove incasseremo 40.000 euro l'anno solo dal bar. Ma lì è vero che sono fatti i ricorsi oppure no? C'era questo famoso ricorso? Vabbè, i soliti ricorsi li fanno sempre, però dico, cioè una gara di 40.000 euro l'anno che ora incasseremo e abbiamo incassiamo ad ogni concerto 1.300-1.400 euro per chiunque diciamo, gestisce il bar e che vanno nelle tasche del comune di Eboli. La società che gestisce, così come anche le manifestazioni sportive che pagano molto di meno, si fa carico dell'apertura, della chiusura, della pulizia, dello montaggio e dello smontaggio, di tutto ciò che accade all'interno del cerchio del recinto. Contemporaneamente abbiamo fatto delle verifiche, abbiamo visto che da quando siamo arrivati noi i concerti sono raddoppiati e sono raddoppiate le seconde serate, fortunatamente, perché ora con la struttura del quello che abbiamo fatto, abbiamo diciamo autorizzato sopra, che prima era tra virgolette non del tutto autorizzato, con la licenza definitiva che abbiamo del Palasero, oggi abbiamo tutte le autorizzazioni a 360 giorni l'anno. Noi abbiamo la struttura accatastata, io quando mi sono insediato il Palasero non era accatastato. Era abusivo. Era abusivo, quando io mi sono insediato il Palasero era abusivo. C'era una commissione che valutava caso per caso. Oggi noi abbiamo una struttura a norma che viene utilizzata per i maggiori eventi sportivi nazionali e mondiali, che chiunque vuole venire a sud viene a Eboli, non va né più a Palamaggio né a Napoli, tutta più vanno ad Acireale. Quindi infatti si vedono gli eventi che abbiamo. Sto dispiegando tutto questo perché? Perché poi dopo ci siamo resi conto che aumentando i concerti per la seconda e terza serata, siamo quasi alla media dai 12 ai 15 concerti l'anno, ora, compresa le seconde serate, abbiamo ritenuto innanzitutto di aumentare la prima serata e di parificare la seconda e la terza serata alla prima. Per i tre concerti di Jovanotti il Comune di Eboli incasserà 9.000 euro, i parcheggi, perché comunque è una gestione che abbiamo affidato, 3.000 euro al giorno, i parcheggi perché è una gestione che abbiamo affidato, comunque sono soldi che poi entreranno nelle tasche del Comune, i soldi del bar, senza avere un euro di spesa se non i 200-300 euro che sono sulla pubblica illuminazione, sull'energia elettrica, che mi sembra che calcola sui 150, 180 o 250 al giorno, anche perché poi la maggior parte dell'impianto lo portano loro con i gruppi elettrogeni. Fuori dal Palasele c'è qualcosa però che non va, che un ultimo recente articolo comparso sul quotidiano La Città diceva che gli ambulanti in tre anni hanno pagato solo 12 ambulanti. Fuori dal Palasele noi abbiamo sanato qualcosa che per 18 anni avete taciuto, tutti hanno taciuto, compresi i giornalisti. Perché per 18 anni i venditori ambulanti hanno pagato la multiservizi e chi gestiva i concerti. Con noi, dal prossimo concerto, gli ambulanti pagano al comune. Beh, certo. Bene, abbiamo anche individuato un'area che non è quella là dove sono stati sempre messi, perché si andava ad ingolfare con il merchandising dei concerti e andava a ingolfare anche come vie di fuga, le metteremo un'altra traversa che abbiamo già individuato. Diciamo quindi che noi stiamo cercando di far rispettare quelle regole che non sono mai state rispettate, che però si è sempre taciuto. Diciamo, noi giornalisti non abbiamo taciuto perché negli altri concerti sono state anche non parlavo di te che taciuto. Risse tra le forze dell'ordine per i biglietti gratis, ci sono stati biglietti falsi, ci sono stati risse tra ambulanti, quindi c'erano magari fatti penalmente più rilevanti, poi vabbè. Allora Antonio, nel frattempo bevi un attimo. Grazie. Nel frattempo, però effettivamente, insomma, il Palasile è un importante. Io ringrazio Francesco perché mi fa chiarire una cosa che nell'opinione pubblica ancora non è entrata, non si rendono conto del potenziale enorme che stiamo creando per la città. Però è anche vero che 3.000 euro al giorno per a fronte di 100, insomma, di migliaia. No, perché tu devi valutare, loro hanno un costo, tu devi valutare tutto insieme e non devi vedere perché chi organizza il concerto e terzo soggetto, cioè l'organizzatore, la società di produzione, il manager e il cantante. Sono quattro livelli. Questo è anche totalmente diverso. In altre parti pagano molto di meno. Rassicuraci anche sul sul Diseo stesso e sulle palestre sportive che tutti stanno pagando. Lo possiamo dire? Io penso, mi auguro di sì, vado a controllare subito. So che Lucia Rossi e Anita Catato hanno mandato più di una lettera
e quindi so che stanno pagando, qualcuno sta rateizzando perché avevano degli arretrati che abbiamo trovato e scoperto noi e che non pagavano da anni, però stanno rateizzando e stanno pagando. Su questo siamo molto fiscali, anche abbiamo una struttura tecnica molto attenta. Vai Antonio. Allora Sindaco, c'è stata questa grossa polemica inerente alla ZES con l'opposizione che chiede un consiglio comunale monotematico ad Horas, la sindaca di Battipaglia che tende la mano a deboli, però l'assessore Lepore poi aveva preso degli impegni e il sindaco stesso ha detto che sarebbe stata un po' rimodulata questa ZES. Vogliamo spiegare un po' com'è la situazione perché c'è molta confusione? Beh, sulla ZES io credo che innanzitutto dobbiamo evidenziare un dato, che quello che abbiamo fatto nell'area PIP in questi 3 anni non si è mai fatto negli anni passati. Non solo ci sono stati ben 8 insediamenti nuovi con degli ampliamenti importanti e significativi, abbiamo avviato 20 decadenze, cose che per anni non sono mai state fatte, cioè avevano le concessioni, avevano avuto le autorizzazioni, quindi per poter costruire nei 3 anni previsti dalla normativa, passati 10 anni ancora non avevano messo un mattone. Appena siamo arrivati abbiamo avviato le procedure di decadenza per rispetto di coloro che realmente hanno fatto impresa. A questo stiamo lavorando, innanzitutto alla messa in liquidazione del consorzio con un confronto con Emilio Trotto, quindi per quanto riguarda anche una serie di rapporti debito-credito che finalmente è stato certificato tra il Comune di Eboli e il Consorzio dell'area PIP. Sulla ZES, la Regione Campania, inizialmente che aveva individuato anche questa area, è stata tagliata dal Governo nazionale e hanno ridotto le aree. Quando abbiamo parlato con l'Ebre, anche quando è venuto ad Eboli, si è reso conto del fatto, essendoci che ci sono ancora 350 ettari disponibili, che entro l'anno, perché poi stiamo aspettando comunque ancora la rimodulazione, non vediamo quella attuale, ma vediamo quella che è in futura, aveva quindi promesso una possibilità di poter inserire la parte di Eboli di tutta la zona PIP. Io mi fa piacere questa solidarietà che viene anche dal Comune di Battipaglia perché invece di programmi auguro che insieme possiamo ottenere quello che ci spetta di diritto. Su questo non siamo silenti, anzi siamo molto attenti, non solo con delle note chiare, specifiche che abbiamo mandato all'assessore Lepore, non solo l'abbiamo portata ad Eboli insieme al consigliere regionale Franco Picarone, ma stiamo lavorando affinché davvero la nostra area industriale, proprio questa mattina vengo da una riunione importante in provincia di Salerno, siamo sulla ripresa dei lavori della 195, quindi sarebbe l'arteria dell'ex vecchio finanziamento CDR, per dare ancora più dignità ad un'area che è diventata strategica. Tra una promessa dell'assessore regionale e un ricorso al TAR, forse non è meglio la seconda soluzione? Ma ne valuteremo tutte e due, non è che saremo fermi su questo, anche perché loro ancora non hanno avuto del tutto le pubblicazioni, quindi siamo attenti su questo e valuteremo anche di poterci comunque cautelare con un ricorso al TAR nel caso in cui ci rendiamo conto che i tempi sono molto lunghi. C'è stato un atteggiamento di De Luca un po' ambiguo, ha privilegiato la parte Salerno-centrica e area nord, dimenticando, questa è una polemica che hanno fatto soprattutto nel Cilento e nel Valle Ma ha dimenticato anche Scafati, ha dimenticato anche altre aree, perché la metratura era, l'individuazione era quella. Io mi rendo conto che le difficoltà sono tante, però io mi aspetto che De Luca dia una risposta al nostro territorio. Io torno un attimo ai litorani, perché ieri, tornando da un corso di formazione con le colleghe e con il compagno di una collega che per l'altro è carabiniere, ci ha detto vi porto per la lungo la litorana, mi ha fatto tutto Salerno, Ponte Cagnano, Battipaglia, a Eboli abbiamo trovato la bellezza di 10 prostitute, è un problema che non si riesce, avete fatto le multe, ma è un problema che non si riesce a risolvere. Ora io non sono sociologo, non riesco a capire perché solo a Eboli alle 5 del pomeriggio ci fossero 5-10 prostitute lungo i spazi. Io l'ho fatto pure la Litorania e sinceramente all'assesso orario? No, l'ho fatto nel primo pomeriggio, non erano solo a Eboli, io ho visto prostitute su tutta la Litorania, quindi a partire subito dopo Ponte Cagnano fino a Eboli. A Eboli ne ho contato 4 io, ma forse sono gli orari che non ci siamo trovati. Logicamente la polizia non la polizia no, perché sono anche io molto attento e molto, a volte sono anche un po' troppo, quindi vado un po' oltre anche il mio ruolo, appunto tale che mi sento carabiniere e poliziotto, certe volte intervengo in prima persona, come l'altro giorno nei confronti di un venditore ambulante proprio a Campolongo che abbiamo fatto immediatamente smontare, visto che è la seconda volta che viene, penso che l'abbia capito definitivamente, in quanto abbiamo fatto anche un intervento molto fermo. Ma su questo è un problema serio che abbiamo e che non lo puoi risolvere soltanto con... Noi abbiamo fatto un'ordinanza significativa, abbiamo fatto anche tante multe, ora abbiamo avuto anche un finanziamento, quindi per il recupero di un bene confiscato, che è quello della Villa Falcone Borsellino per quanto riguarda il deposito di quasi 1 milione di euro, anche per una casa di accoglienza per le donne recuperate dalla tratta, ma io mi aspetto dalle forze dell'ordine, non solo dalla Polizia Municipale, come appunto hanno garantito nel periodo non solo estivo, ora me lo auguro nel periodo estivo, una maggiore presenza, una maggiore fermezza che devono garantire loro, perché non possiamo scaricare sulle amministrazioni comunali quando noi abbiamo indicato dove ci sono i luoghi di spaccio, dove ci sono i luoghi di prostituzione.
non è che i poliziotti possono fare i carabinieri o viceversa, cioè ognuno ha le sue competenze e mi auguro e mi aspetto che Sindaco, ci siano sulla litoranea, che punto sono questi lavori anche per i depuratori, per rendere sempre più pulito il nostro mare? So che avete fatto dei prelievi nel periodo invernale con ottimi risultati, però adesso viene l'estate, la gente vuole sapere un po' come la situazione, e poi questi parcheggi in litorale, come la situazione con gli spartifuoco che sono stati anche monitorati, soprattutto adesso con il Giro d'Italia, c'era stata proprio un'attenzione massima anche per... Sul Giro d'Italia abbiamo avuto i complimenti dagli organizzatori, dicevo, un'attenzione massima sugli spartifuoco. Sulla litorale di Ebre è l'unica litorale pulita. Organizzatori hanno mandato una nota al comune di Ebre. No, io volevo sapere giusto la situazione. Posso offendere la sindaca di Battipaglia? No, io parlo in generale. Cominciamo un'altra volta. A proposito di polemiche, si sente tu il cattivo odore, vabbè, vado fuori tema, poi magari ci torniamo. Vabbè. Per quanto riguarda i depuratori, c'è la commissione che sta valutando le 14 società che hanno partecipato. Quindi io mi auguro che quando prima si acceleri, quindi si faccia la giudicazione. E se già partono i lavori entro quest'anno sarebbe un grande risultato per la città di Eboli, anche perché stiamo attendendo un ulteriore finanziamento di altri collettori che si collegano totalmente sul Campolongo. Poi attendiamo anche le migliorie, quelle chi sarà la giudicatrice, vediamo di capire quali saranno le migliorie. Io vorrei strapparti una promessa, finché non inaugurate questo depuratore, una cortesia proprio, una... Non lo diciamo, su Facebook non lo mettete più che Eboli l'acqua è balneabile, perché è balneabile a gennaio, però poi dopo tu sai, non ci sta il depuratore a giugno e luglio, quando arrivano i turisti è facile immaginare poi quella. Innanzitutto l'acqua balneabile la mettiamo quando ci arrivano le note dell'ARPA. A gennaio. No, l'ultima ci è arrivata ad aprile. È evidente che ma non c'è nessuno. Sono d'accordo, ma sono d'accordo con te. Però rispetto alle altre aree, l'acqua nostra negli anni, quest'anno e l'anno scorso è risultata molto più balneabile rispetto ad altri. Perché vuol dire che c'è un maggiore controllo nel territorio, ma che non è sufficiente. Siamo sempre senza depuratore però. E lo so. Quanto tempo ci potrebbe volere per la realizzazione, se tutto va bene? Forse fino al 2019, se siamo fortunati. Andremo. Quindi prima della nuova... Tagliere il nastro, prima della campagna elettorale. Campagna elettorale, sarebbe un bel colpo. Ci tengo a precisare che siamo senza depuratore da sempre. Però adesso con Battipaglia che ha già sistemato sarebbe un bel colpo per tutta la litoranea. Sarebbe un bel colpo perché con il nostro, quello di Battipaglia e con quello là che stanno aggiustando di Capaccio, credo che davvero andiamo a chiudere il cerchio. Può essere che possa esserci veramente un buon risultato. Giusto per la campagna elettorale di Cariello fra due anni. Se si candida, potrebbe essere che avrà qualche altra possibilità prima. Se lo parlano i cittadini, mi candido, se no ritorno alla mia vita normale. Io dicevo, ci stanno anche le regionali. Certo, fare il sindaco non è... Le regionali. Cioè, quando è finito le scuole superiori sei in politica, qual è la vita normale tua? Scusa. La vita normale mia, ma io ho sempre lavorato all'età di 15 anni, quindi vorrei cercare di dedicarmi più tempo anche alla famiglia. Oltre è una battuta. No, lo so. Ovviamente. Sì, a proposito di Torani, perché là è stato pulito, è stato fatto l'asfalto. De Luca e i suoi collaboratori parlano spesso di tutti questi milioni di euro di asfalto che devono arrivare. Dove li metterete? Perché ci sono situazioni molto drammatiche. Tu dici parli del bando regionale? Dove investirete? Speriamo. L'altro giorno il vice sindaco a telefono, mentre parlavamo di un problema riguardo le case, gli sgombri non fatti, eccetera, eccetera, mi sa, io sono a Boscarillo, sto mettendo l'asfalto. Ci sono passato, sono state messe delle pezze di asfalto, è sempre una soluzione tanto temporanea. Devo completare la tua domanda, perché nel 28 ci sta questa scadenza per presentare i progetti. Il Comune di Ebre ha presentato questi progetti per le strade, sì. La verificazione delle strade comunali e provinciali. Il bando regionale prevede due tipologie di interventi che riguardano la città di Ebre, che scade il 28. Le strade provinciali e le strade comunali, le strade provinciali che vanno verso il mare, e le strade comunali intorno alle aree delle Universiadi. Noi abbiamo presenteremo quattro progetti, allora un preliminare perché l'esecutivo non ce la facciamo nella tempistica, anche per i costi che con la della 262, anche perché già è previsto dalla provincia un ulteriore intervento entro quest'anno, che è quello che va dall'outlet fino a Campolongo, dove già abbiamo fatto degli interventi e dove già la provincia quest'anno abbiamo 400.000 euro che ha previsto per la città di Ebre, farà degli interventi. Un altro che abbiamo già provato in preliminare è quello della 204, cioè dall'inizio della 195 da Santa Chiarella fino diciamo, di fronte alla Peciù. Un altro che abbiamo approvato in preliminare e giovedì approveremo l'esecutivo è quello della 416, è la Cioffi a Versane, che è la strada peggiore, la più mal ridotta in assoluto. Nonostante gli interventi di rappezzo che ho fatto fare dalla provincia di Salerno. Ci fu anche l'incidente con lo scuola bus in quella zona lì. Anche, ma quello fu nella rotatoria. La rotatoria.
Poi abbiamo presentato un altro preliminare approvato, però questo riguarda un'arteria parallela alle provinciali, che è la via Papaleone La Storta, che collega sempre un tratto della statale, quindi dove c'era il Grillo, il ristorante il Grillo, fino alla parte dell'ingresso della SP30, che va a potenziare un'area interna nostra e va a potenziare l'area verso il mare. Abbiamo approvato e quindi presenteremo il preliminare, domani approveremo l'esecutivo, domani giovedì, quindi se andiamo in onda domani bene, sera, vabbè, domani, in questi sì, giorni, due progetti di 1 milione di euro per quanto riguarda via Cupe Inferiori e via Cupe Superiori, i due cavalcavia, uno, e l'altro tutta la tangenziale, la riqualificazione tutta la tangenziale, che sono le due strade che vanno alle universiadi. Beh, io presenteremo alla Regione progetti da quasi 6-7 milioni di euro. Mi auguro che la Regione tenga conto di questo territorio. Poi noi abbiamo fatto il nostro... In più la rotatoria di Campolongo che sta per essere allargata. Ma quello è già un altro lavoro che sta facendo ora la provincia. E allora siamo in chiusura, quindi vi pregherei di fare l'ultima domanda. Sì, basta, ho deciso che siamo in chiusura. No, vi pregherei di fare l'ultima domanda. Allora, beh, chiudi subito, perché questo già stava andando. No, dicevo, il punto problema che risolverà Alfieri, che farà con la contorsia Agropoli, quindi come non molto del traffico verrà diventato... Guarda, noi su quella strada, innanzitutto che nell'ipotetica preliminare, ma piano di fattibilità, indica due uscite, Eboli e contorsi. E quindi Eboli ci rientra appieno in questa ipotesi, ma sinceramente io credo che questa è una cosa talmente utopica che per quanto mi riguarda, io l'ho detto alla provincia e alla regione Campania, la priorità è il rafforzamento e il potenziamento della Versana. Siamo arrivati all'istituto orientale, ora dobbiamo fare l'ultimo tratto importante e cerchiamo di andare oltre. Poi un'altra scommessa, e mi auguro che i due deputati ebolitani ci diano una mano, sinceramente ne ho parlato già con l'onorevole Cosima Delizzi, il quale devo dire si è messo già a disposizione per la questione dell'ANAS, per rafforzare la nostra tesi su un finanziamento, così come anche per quanto riguarda la realizzazione del carcere nella zona dell'ex Apof. Ebolitane e donne, prima domanda, l'Ebolitana è retrocessa, sei amico di molti dirigenti dell'Ebolitana, nonché un tifoso dell'Ebolitana, l'anno prossimo quale cordata prevedi e le donne, le tre donne che adesso in giunta resteranno o le pensi di cambiarle? Visto che già girano molti nomi, visto che in 2 anni e mezzo hai praticamente fucilato un numero di candidate. Io credo che i candidati li hai fucilati tu. Io? Perché sei tu che hai messo, hai fatto le candidate. Francesca Cimino l'ha proposto tu in riunione di maggioranza. Io, cioè, io non ho mai fatto nomi, è impossibile. Senza nomi, non si possa fare. No, hai detto una cosa non vera, non hai fatto un nome. Era un nome che usciva nelle riunioni di maggioranza. Ma l'avrà detto, ma qualcuno hai qualche... Ma poi sono donne, ma io lo so che sono donne candidate con te, cioè voglio dire, non sì, è che passano un nome... Ma stiamo parlando di amiche, di professoresse, persone affermate, come parlavi ora di Francesca e di altre. Ma io so che tu hai... Ho detto Francesca per dire la prima, so di tante, il microfono. La prima però di tante. Adesso rispondi, di non gira anche lui al furbo. Devo rispondere. La Monica, Saia e Manzione, sono tre ottimi assessori che hanno fatto un ottimo lavoro. La maggioranza, insieme valuteremo tutta la situazione, diciamo, dell'attività degli assessori. Alcuni quindi hanno già anche delle problematiche che alcuni mi hanno dichiarato proprio da tempo, cito il caso di Angela, che per questione di lavoro lei si voleva già dimettere 1 anno e mezzo fa, io gli ho chiesto questa donna che si aggira nei corridoi del comune di Eboli negli ultimi giorni potrebbe essere una candidata assessore. Ma chi non lo è? So, no, ci sono tante donne, diciamo pure lei. Ci sono tante donne, diciamo che ci sono tante donne che si aggirano, non pensate chissà che ma cosa. Si occupa dei progetti del sociale. Ma no, io ci tengo a sottolineare una cosa, che io non ho mai fatto il nome di una donna in alternativa alle attuali, e l'unico che le ha fatte si chiama Francesco Faenza, quindi è lui che ha fucilato in questi 3 anni a tutte quante le donne. Perché tu alleati mi hanno detto abbiamo fatto un incontro con i miei alleati, ognuno parla per sé. Comunque i miei alleati sono autonomi, hanno loro... Angela la Monica dovrebbe uscire di scena, ci hai fatto capire. No, Angela la Monica sta facendo un grande lavoro, io mi auguro di no né per Matilde né per Sueva. Sarà la maggioranza insieme che valuteremo caso per caso, ma non parlo né delle donne né degli uomini. Le Politane hanno fatto un enorme sforzo, però credo che occorre... Resteranno gli attuali dirigenti? Non lo so, io sono un tifoso e basta. E quindi... Antonio, chiudiamo con te. Allora, sindaco, questione occupazionale, un po' attanaglia tutta la provincia, la regione, un po' per tutte. È chiaro che il comune di Eboli, da questo punto di vista, sta... borse di studio, sto vedendo un po' di anche nel sociale, sto cercando di fare qualcosa, ma c'è qualche progetto concreto? Anche la ZES potrebbe dare una mano occupazionale, com'è da questo punto di vista lo sforzo? La mano occupazionale la diamo con l'aggiudicazione delle aree, dei lot dell'area PIP, e quindi parlavo di questi 8 nuovi insediamenti o ampliamenti che sono comunque nuove forze di lavoro.
la stiamo dando nelle aree agricole con l'approvazione del regolamento del piano casa, che abbiamo consentito ad imprenditori di sanare situazioni insanabili, quindi di poter ampliare e dare ulteriore occupazione. Siamo i numeri uno insieme alla provincia di Bergamo sulla quarta gamma e sull'ortofrutta nella produzione, quindi è lavoro che si dà al nostro territorio. Per quanto mi riguarda, stiamo cercando di dare risposte concrete anche ai giovani. Siamo l'unico comune che ha attivato in provincia di Salerno 12 borse di studio, facciamo bandi per servizi civili e tanti altri, quindi credo che stiamo dando delle risposte, ma è evidente che non da soli non riusciamo se non abbiamo quegli input che vengono dall'alto e che io mi aspetto da questo governo nazionale per la prima volta, mi auguro, uno spazio dedicato al problema dell'occupazione nel Mezzogiorno d'Italia. E allora, Massimo, noi ti ringraziamo, ovviamente probabilmente ci vedremo prima. Tu non mi hai fatto neanche una domanda. No, io sono stata buona, guarda, ho fatto veramente solo la... Ma pure Faenzo non si è comportato male. No, dai, insomma. E domani sul giornale che mi aspetto già chissà che no, cosa. No, anzi, io credo che abbiamo anche chiarito un po' di passaggi importanti che forse era giusto chiarire. Sicuramente ci rivedremo prima del matrimonio, candidato, lo sanno tutti che ti sposerai presto. Sì. Diciamo, chissà, è come un po' il wedding no, reale, insomma, più o meno siamo lì, insomma. Sono un matrimonio tra amici. Tra amici, giustamente vuole due o tre persone. No, grazie davvero per essere... Quattro amici al bar. Quattro amici al bar. Grazie ad Antonio Elia, grazie a Francesco Faenza. Buonasera, grazie. Ovviamente a te, grazie a Massimo, a Francesco e Antonio Cariello. Poi Francesco, secondo me, perché ha vinto all'ultimo minuto con la Lazio, cioè, quindi sì, si è ammorbidito. Ti ho pensato quando ho visto quella partita, ti ho pensato. Finalmente. Sta vincendo. E allora grazie a voi come sempre per averci seguiti. Appuntamento alla prossima settimana, sempre con Fatti d'Intorno. Arrivederci da Sacobad, la tua nuova casa ti aspetta in via Cupa Filette a Battipaglia.